E buonasera a tutti per questo nuovo appuntamento di Omni Auto Risponde, come sempre il giovedì alle 18. Cerchiamo di aprire questo canale di comunicazione con voi, parlandovi di quello che, secondo noi c'è di interessante nel mondo dell'auto nella settimana, le ultime notizie, quello che abbiamo in programma fra prove su strada e saloni dell'auto e quant'altro. E oggi io direi di partire con una notizia del lunedì, che è stata appunto diffusa e ufficializzata questo lunedì, ovvero le finaliste del premio Worker of the Year. Worker of the Year, che è diverso dal premio Auto dell'anno, Car of the Year. Una distinzione anche sulle categorie, proprio brevemente. Assolutamente. Car of the Year è un premio europeo, Worker of the Year è un premio mondiale, quindi ci sono più giornalisti presenti nella giuria, ed è comunque interessante per vedere un po' per leggere il termometro dei gusti di vari continenti, appunto, non soltanto quelli europei. E le finaliste di questa edizione, che saranno, diciamo così, la vincitrice, ecco, abbassi il volume perché sì, sennò ci parliamo sopra. La vincitrice sarà annunciata al prossimo salone di New York di aprile. Sono, nell'ordine alfabetico, vai tu Andrea con la lettura. Queste sono quelle le finaliste, perfetto. Alfa Romeo Giulia, legge bene ragazzo, BMW X3, Kia Stinger, Land Rover Discovery, Mazda CX-5 o 5 come volete, e Nissan Leaf, a cui si aggiungono queste perché le abbiamo stampate in due pagine, Range Rover Velar, Toyota Camry, che noi non la conosciamo ma negli Stati Uniti è un must, Volkswagen T-Roc e Volvo XC60. E questo appunto per dirvi che è un premio che riguarda più continenti, quindi ci sono auto che magari da noi sono meno conosciute, oppure auto, modelli di auto che da noi magari dici ma non è un'auto così commerciale come... Posso? Sì, posso. Prego. Aggiungo perché già lo so che poi esatto. Ce lo chiedono. Ci sono altre categorie, il World Urban Car, World Luxury Car, World Green Car, World Car Design of the Year, ma non ne parliamo per brevità direi, perché no, parliamo della categoria più importante. Posso solo citare Performance Car, World Performance Car, dove spicca l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi RS3 Sedan, BMW M5, Honda Civic Type R e Lexus LC500. Prego. Bene, collega. Allora, no, la cosa che volevamo dire è che la particolarità è che non c'è la Stelvio, ma c'è la Giulia, quindi c'è stato... il motivo è che per entrare in questa lista l'auto deve essere presente in un certo numero di mercati, e quindi l'anno scorso la Giulia non era ancora presente sul numero sufficiente di mercati, e quindi rimane in classifica la Giulia, che peraltro si è classificata seconda nel premio auto dell'anno nel 2017. È una lista comunque abbastanza, come dire, variegata. Cerchiamo di stimolarli però con le domande, perché vi ricordo che potete farle. Chiaramente ne parleremo insomma qui brevemente, poi potete esplodere nei commenti dei nostri video eccetera eccetera, però siamo qui, se avete delle preferenze o sapere qualcosa sulle auto finaliste del Workout of the Year, scrivetecelo, io leggerò con tono scandito. No, però diciamo così, la Giulia è una macchina che conosciamo bene e diciamo è sul mercato ormai da... E ci è andata vicino poi. E ci è andata vicino, dicevamo prima. L'X3 è un SUV, quindi la categoria, però diciamo un grande classico in un certo senso. Se io dovessi andare a dire quelli che possono essere prodotti più, come dire, stimolanti perché particolari, perché dicono qualcosa, ci metterei sicuramente una Kia Stinger, seppure un'auto per l'Europa molto, molto di nicchia, perché parliamo di una berlina sportiva. Land Rover Discovery è un altro grande classico. Mazda CX-5 è la nuova generazione di un modello tutto sommato tradizionale, ancorché interessante, molto interessante a livello di dynamics. E poi c'è sicuramente un prodotto che ha fatto parlare di sé, anche perché è stata auto dell'anno europeo, la Nissan Leaf, quindi un'auto full elettrica. Tra l'altro, quando diventò auto nell'anno, non so se vi ricordate, ci furono anche diverse discussioni sul fatto che avesse senso fare auto dell'anno un'auto elettrica diversi anni fa, quando ancora sull'elettrico c'era. Ma passiamo alla seconda pagina? Vai sulla seconda pagina. No, la Velar è una macchina particolare, nel senso che anche questo ha interpretato un po' il segmento dei SUV di lusso, se vogliamo, una linea assolutamente personale eccetera eccetera, tanta tecnologia dentro, però dimensioni che non lo so se un'auto di quella caratura, però è qualcosa che di diverso, cioè quello che si può dire a Range Rover Velar è che ha qualcosa, per quanto sia una macchina sicuramente che non rivoluziona il mondo della mobilità, è un prodotto su cui si sono, cioè,
riesce ad attirare l'attenzione e dice qualcosa di diverso rispetto al mondo dei sub, e sappiamo che il mondo dei sub adesso è abbastanza nutrito. Continuando col mondo dei sub, infatti le ultime due sono Volkswagen T-Roc, escludendo per un attimo la Camry, Volkswagen T-Roc e Volvo XC60, che tu, Lorenzo, se devo essere sincero, di tutte le macchine che abbiamo elencato, quando le abbiamo provate qui in redazione, e le abbiamo provate quasi tutte, la Volvo XC60 secondo me ha i contenuti per prendersi un bel po' di voti, almeno io potendo forse scommetterei un po' sulla Volvo XC60. Andrea voterebbe l'XC60, si è sbilanciato. Lorenzo, tu? No, io notavo bella soddisfazione per Land Rover, che ha addirittura due modelli. Nominati. Assolutamente sì. Quindi uno più votato magari alla versatilità, uno più modaiolo, se così lo vogliamo definire. Discovery e vedarsi. Io sono d'accordo anche con quello che hai detto tu sulla Stinger, ad esempio, c'è un'auto che a livello di design stupisce anche dinamicamente, perché rappresenta un po', se vogliamo, anche un nuovo corso di Hyundai, proprio a livello di motori, assetti, una rivoluzione proprio industriale loro, e si sente, guidando la Stinger si sente che è un'auto davvero differente rispetto al passato. Si chiedono, secondo noi, chi vincerà? Più che altro magari chi vorremmo vincesse, se dovessi votare, adesso possiamo anche sbilanciarci in un certo senso, perché a parte la Giulia, che da italiani dici, no? Fa piacere se un'auto italiana emerge o eccelle, però escludendo la Giulia, che comunque ci ha già provato, se vogliamo, eccetera eccetera, io ripeto, tu sei sulla Volvo. Io sono sulla Volvo per comunque anche la visione a livello di sicurezza che la Volvo continua a perseverare, eccetera eccetera, sulle dimensioni che rispetto ai C90 sono più tra virgolette europee. Ripeto, ricordo che l'IC60 sì, generazione precedente, era il suo veicolo di dimensioni più venduto in Europa, quindi una macchina, diciamo, non dico popolare, però molto molto diffusa. E quindi sì, se io devo fare un ragionamento di natura, come dire, sulla rivoluzionalità dei prodotti, vi dico, in questa lista personalmente non trovo vere e proprie rivoluzioni. No, infatti bisogna un po'... Siamo in una fase, questo poi lo ricordo sempre, siamo in una fase di transizione del mondo della mobilità, prima della diffusione dell'auto elettrica, prima della diffusione della guida autonoma, adesso si cerca un po' di fare auto che piacciono al mercato, e quindi i SUV sono di questo effettivamente la Velar è quella, e poi leggevo anche un commento di Fabio, mi sembra, che diceva la Velar ha fatto vedere, sì, sicuramente qualcosa di nuovo dopo tanti anni. È vero, cioè la Velar è un'auto che è un'auto che magari personalmente, ecco, non comprei, è molto grande, molto lussuosa, molto vistosa, però è un'auto che tu guardi, non ti lascia indifferente. Tu su questo sei d'accordo? Io sono molto d'accordo, però forse io non l'ho ancora provata, non ci sono neanche salito, però la Discovery è un modello che mi ha sempre affascinato tantissimo, la possibilità proprio di arrivare ovunque, sfruttare gli spazi in maniera intelligente, poi questa soprattutto è stata progettata per essere il SUV da famiglia, quindi 7 posti, controllabile a distanza, con smartphone, insomma. Quella mi affascina molto. Discovery però, cioè, avendola anche provata, è molto grande, sua, è proprio forse un po' troppo per il mercato americano come dimensioni. Poi tu chiaramente rispetto a me sei più grosso, e quindi magari hai bisogno di più spazio. È robusto, ragazzi. Sono alto. Sei alto. Un po' ingombrante. Delle due Land, probabilmente quella che stupisce di più, almeno per i voti europei, a quelli che siamo abituati a vedere noi, chiaramente, perché qui si tratta di voti internazionali, forse la Velar è la quella Velar. Che... No, secondo me se la giocano Velar, ti direi Stinger, mm-hmm, se dovessi fare un pronostico, e io ci metto dentro anche la T-Roc. Ma sai perché? Non è nulla di rivoluzionario, però Volkswagen è arrivata per ultima nel mondo dei SUV e ha tirato fuori qualcosa che dal punto di vista commerciale è un po' la quadratura del cerchio. Ha aspettato che i tempi maturassero. È tutto tranne che rivoluzionario come auto, è un ottimo prodotto che ha un design più particolare del passato. Però non devi scegliere uno, è facile così, su una lista di quelle che secondo me sono quelle un po' più papabili. Qua leggevo dei commenti che parlavano del premio Car of the Year, si chiedevano, cioè l'altro diciamo concorso, quello che sarà le cui vincitrici saranno annunciate al Salone di Ginevra, e chiedevano se la Stelvio potrebbe vincere, possa vincere. Da italiani ovviamente uno si augura sempre che un prodotto italiano possa vincere, lì è difficile perché anche lì le contendenti non scherzano. Tu, Lorenzo, leggevi... Io comunque voglio dire che secondo me deve vincere la Giulia, perché nell'era dei SUV basta. Nell'era dei SUV ben venga una berlina italiana, posteriore, basta. Che ogni volta che la vediamo per strada con quei LED è un'emozione. Quindi però
Sì, Lorenzo interno. Io voglio la pancia esatto. del popolo. No, diciamo che la Giulia è sicuramente un prodotto interessante. Se uno deve pensare a un'auto premiata nel 2018, certo, come World, la berlina, far vincere una berlina secondo me è difficile, ancorché l'auto T-Roc forse va. Per le dimensioni World è un po' piccolina, domanda mia. T-Roc è un SUV sicuramente più europeo che americano, che giapponese, quindi da questo punto di vista, poiché lo ricordo, questo premio è, come dire, decretato da una giuria molto ampia di giornalisti che vedere tutto il mondo, tra l'altro, esatto, di cui fa parte anche qui il presente. Io rappresento diciamo l'Italia, quindi sono una goccia nell'oceano, però insomma cerco di fare quel che posso per rappresentare i nostri gusti. Però sono giurati indiani, cioè anche dovete considerare canoni asiatici, eccetera. Quindi per no, non è facile pronosticare a questo punto di vista. È veramente difficile. Sì. Io volevo vedere adesso se ci sono domande, perché siamo ancora siamo sui 15 minuti, quindi dovremmo passare proprio alla parte di risposte. Qualche nostro lettore ci suggerisce quelle che secondo lui sarebbero dovute essere nominate. Tipo? E quindi Tesla Model 3, Tiguan, Jaguar E-Pace, ho visto diverse Stelvio. Allora, l'E-Pace non è stata inserita perché comunque non è ancora in commercio, o meglio sta arrivando adesso. Tesla, non ci sono novità da parte di Tesla, o meglio c'è la Model 3, ma la Model 3 in Europa non è ancora arrivata, e ripeto, la regola per questo concorso è che i modelli devono essere in commercio su, mi sembra, tre quarti dei mercati in cui la macchina poi sarà lanciata. Su altre domande che... No, domande inerenti no. Li scaldo io un po' con la performance car, che lo so che non ne vogliamo parlare. Lo so, insomma... parliamo adesso, quindi diceva Andrea, vi cita qualcosa sulle... Sì, ve le ho già citate, quindi Giulia Quadrifoglio, Audi RS3, Sedan, BMW M5, Honda Civic Type R e Lexus LC 500. Queste sono le candidate per le auto più prestazionali. Qui io onestamente... non avrei dubbi, se vogliamo escludere la Giulia Quadrifoglio, che comunque l'auto dinamico... Tu sei di BMW M5, non lo dubbi. Ma BMW M5 è... Non l'hai ancora provata? Non l'ho provata Giuliano, la proveremo adesso, tanto voglio dire, una M deve passare per forza di qua, però porta in dote tante nuove innovazioni, tra cui questa trazione integrale intelligente, che comunque è fenomenale, perché insomma, da quello che abbiamo visto anche dalle immagini, a quello che mi ha detto Giuliano, è un'auto assolutamente prestazionale, ma molto sfruttabile. Quindi M5 poi ha anche una tradizione importante, voglio dire, io voterei quella, le altre sono candidate chiaramente di tutto rispetto, fa un po' specie che Audi RS3 sia la sedan, appunto, parliamo del premio globale. Tu che l'hai provata, la prenderesti Sportback o sedan? Io sedan. Io lo prenderei sedan, solo una ne vendono in Italia, sedan ne vendono. Sarebbero due, no? Onestamente sarebbero due. Grande. Anzi, so che il nostro Fabio Gemelli si unirebbe a noi. Mamma mia, siamo tutte e tre qua dentro. Tre sedan, sì, esatto. Sedan perché è anche quella che corre nel campionato turismo, comunque è quella che secondo me è più in odore di sportività vera. Sì. Quindi è quella da cui è arrivato appunto il modello che corre nel TCR eccetera eccetera. Bellissima, quindi, quella del TCR International fa una bella fotonica, e quindi sì, io volendo parlare di sportività la prenderei così, di un bel colore sparato, un verde Viper, un blu elettrico assurdo o un qualcosa del genere, se proprio me lo comunque chiedete. Sì, voi continuate a scriverci quelle che secondo voi dovrebbe, le candidate che secondo voi sono più meritevole. La lista completa la trovate su miauto.it. io passerei adesso a un minimo di carrellata di fatti più salienti della settimana e poi andrei su qualche, come dire, anticipazione su quello che stiamo per fare la settimana prossima. Cosa dici, Lorenzo? Assolutamente. Allora, torniamo un po' indietro nel tempo. Io direi come argomenti più caldi di oggi, diciamo, fra quelli che hanno i più letti della settimana. Qua stavamo proprio analizzando prima le classifiche che hanno fatto più... ha fatto molto discutere la classifica delle... 100 auto più vendute, giusto? Esatto. 100 auto più vendute del mondo, perché anche qui queste classifiche danno la possibilità di capire come quello che noi pensiamo essere, no? L'orticello, il mondo dell'auto, perché lo vediamo con gli occhi degli europei, cambia tantissimo se lo si guarda su prospettive globali. E l'auto più venduta del mondo, infatti, è... provate a indovinare qual è. Ecco, voglio vedere se qualcuno indovina qual è l'auto più venduta del mondo. Se avete letto l'articolo su Mi Auto, magari siete preparati. Vediamo se c'è qualcuno che ci risponde al volo. Che risponde. Però non barate andando sul sito. È facile. È facile. Sì, è vero. Anche perché è sempre lei. Sì, meno sì, male, sì. È sempre lei. Possiamo dare un aiuto al primo costruttore del mondo. Oppure siete mai stati negli Stati Uniti, sicuramente siete saliti su un taxi
di quella marca, esattamente. O su un Uber che viene venuto a prendere con un modello di quella. Gianluca Chieti dice Toyota. Bravo. Però hai indovinato solo una marca, esatto. Devi dire anche qual è il modello. Qualcuno dice Golf. La Golf è la più venduta d'Europa, quindi non del mondo. Dai ragazzi, un'altra Golf, punto, no? Dai, non abbiamo tirato troppo lunga, tanto basta googolare, andare su OmniAuto, punto, eccetera. Sì. Quindi sì, signori, è una Toyota e più precisamente è la Corolla. La Corolla, assolutamente. Che poi ci sono tanti modelli, se andate a vedere gli altri mercati delle case giapponesi, sono modelli che da noi non arriveranno mai per dimensioni e quant'altro, tipo la Camry a proposito, che è fondamentalmente una berlina su base Corolla, che è l'auto dei taxi per eccellenza, degli Uber per eccellenza, è per questo che se andate negli Stati Uniti, a New York e quant'altro, sicuramente vi possono prendere. Però, quella, fra le curiosità, la cosa interessante è che dopo la Corolla c'è la Ford e la serie F. Sono i pick-up, ovviamente. Tutti i pick-up della Ford che sono vendutissimi. La F-150 è l'auto più venduta d'America. Al terzo posto c'è la Golf, quindi comunque un'auto venduto sul 76.000 serie F, che poi sia 150 o quant'altro. Un milione di pick-up Ford enormi venduti l'anno scorso. Di Golf 987.000, questo per darvi anche due numeri. Sul commento di questa serie F, veramente sono i pick-up. Cioè io me lo continuo a chiedere perché. Sì, sono i pick-up F-150. Assolutamente sì, sono i track americani. E la cosa interessante poi, che in questa classifica non ci sono auto italiane nei primi 100 posti delle auto più vendute del mondo. Purtroppo non ci sono auto italiane, ma ci sono auto del gruppo FCA, ovvero tutti i modelli della Jeep. E qui mi ricollego un'altra notizia della settimana, che ha fatto anche molti click su OmniAuto, perché appunto Jeep è il marchio del gruppo FCA che va meglio di tutti. E infatti le indiscrezioni, che in realtà erano già uscite tempo fa, sono state un po', come dire, riscaldate questa settimana a proposito di una probabile cessazione della produzione della Panda 4x4 e la nascita di un Jeep di dimensioni più compatte della Renegade, quindi basato su quella che è la piattaforma della Panda 4x4. Se tolgono la Panda 4x4 io me ne vado. Adesso. Dove? Lo dichiaro. Vai dove? Non lo so, però dove vai? Non penso che c'è. Allora, togliamola. La Giulia, togliamola. Però, va bene. La Jeep tutto, 4x4 piccola la vendono ovunque. La Panda 4x4 la vendi qui e hai gli appassionati come te sparsi per l'Europa. Anche la piadina la vendi in Romagna, però togli la piadina, non possiamo ragionare sulla allora il discorso è che il ragionamento appunto è sulla globalità del brand. Jeep è un marchio davvero globale, è un marchio che vende tantissimo, è sinonimo di auto di strada. Ho visto una Jeep, ho visto una macchina, è un marchio che è fortissimo, e quindi nei ragionamenti Dei piani alti nei ragionamenti, chiaramente si dice: se io devo vendere una macchina in tutto il mondo, con che marchio la faccio? Jeep, perché di fatto è un marchio globale. La cosa positiva è che sarebbe prodotto in Italia, in uno stabilimento che, col calo delle vendite dei segmenti piccoli, potrebbe sicuramente essere interessante da un punto di vista di posti di lavoro per il territorio, perché se tu produci una Jeep, come succede del resto con la 500X, tutte argomentazioni incredibili, non mi puoi togliere la Panda 4x4, aggiungila. No, su questo sono d'accordo, che vedo improbabile, anche non fosse altro da un punto di vista pratico, quello di uccidere un modello comunque così storico, popolare. Però sul fatto di produrre una Jeep piccola, di farla piccola sulla base della Panda 4x4, non ci vedo nulla di male, secondo me è una bella opportunità. Però si tratta anche di fondare, cioè di basare una nuova macchina su una piattaforma che in realtà ha già gli anni che ha sulle spalle, quindi diciamo può essere un'arma a doppio taglio, nel senso si tratta di un riciclo di ciò che già esiste, e quindi parte disavvantaggiata rispetto ai modelli più nuovi, che invece beneficiano di nuove tecnologie, nuove piattaforme. Quello sicuramente è vero, e da questo punto di vista FCA tende a sfruttare proprio al massimo tutte le piattaforme che ha, anche in alcuni casi eccedendo, però questa ricetta di Marchionne alla fine porta i suoi frutti, quantomeno a livello finanziario. I commenti su questo argomento, avete letto qualcosa voi? Perché giusto per... si sono fermati al quiz su qual era l'auto più venduta del mondo. Allora io approfitterei per switchare ancora su un altro argomento e dare qualche anticipazione su quello che succederà nei prossimi giorni, perché
Dopo Detroit questa settimana è stata una, come dire, relativamente calma. Ci stiamo preparando fra un mese al Salone di Ginevra. Qualcuno ha visto prima che ce l'ha chiesto. Ci saremo. Preparati al Salone di Ginevra. Ci stavo minimamente pensando. Ecco, bene, preparati. Però la settimana prossima ci sarà veramente tanta. Ma c'è sì, tanta carne a fuoco. Se sono tutti i costruttori del mondo si sono messi d'accordo. Ma qual è la settimana in cui possiamo presentare tutte le cose più incredibili che abbiamo quest'anno? Quasi. Sì. La prossima abbiamo Giuliano che prova la Tesla Model S sulla neve. Sulla neve, che comunque sentire solo il sibilo e il fumo di neve dietro, bello. Il famoso fumo di neve. Classico fumo di neve. Poi Massimo dove va? No, non lo so. L'ottimo Massimo, direttore, Massimo fa una dietro l'angolo, cioè, fa una presentazione proprio, come dire, Cape Town in Sudafrica, cioè, che dovete sapere che le case automobilistiche talvolta insomma si fanno prendere la mano e quando decidono le location dove farci guidare le macchine sono, come dire, un po' così, sì. Quindi va 5 giorni in Sudafrica, sì, ma non teneteci sulle spine a fare Audi A7 che è un modello che tu hai provato, che hai provato, ho visto, da ferma, sì è un molto apprezzato, questo non hai fatto danni, non hai fatto troppi danni, quindi insomma. L'Audi A7 è diciamo una delle auto dopo la CLS che ha, come dire, consacrato lo stile di berlina coupé, no? L'ho già detto, mi sbilancio, ditemi se dico una castroneria, è l'Audi più bella che c'è sul mercato. E ciao, allora, è bellissima. È bella, io preferivo la vecchia generazione, almeno non l'ho ancora vista su strada. Devo vedere la nuova su strada, la vecchia è vecchia, quella attuale, tra virgolette, è ancora ma io parlo della gamma attuale. No, è strepitosa. Cioè, è strepitosa, è molto, ha un fascino, sì, la 5 è un'altra cosa, no, lì è più spinto, veramente, cioè se avessi davanti probabilmente a 7 e 8, oggi come oggi sono due cose diverse, ma forse la 7 è ancora quella cosa in più a livello di design, però la 8 ti permette di magari avere più spazio. Sì. La 8, come dice, per avercela davanti, noi ce l'abbiamo. Noi ce l'abbiamo, ma non la potete vedere perché insomma la vedrete perché presto, comprarla. Perché esatto. Comprarla. Continuiamo la carrellata veloce che abbiamo ancora pochi minuti. Francesco va a provare la Jeep Renegade restyling, sì. A proposito di Jeep, tu? Io invece mi dedico alle franchises tutta la settimana e ho detto forse già troppo perché vado a Jerez a provare la Megane RS nuova, bella, ecco. Bella tutta avanti, trazione anteriore, un sacco di cavalli davanti, è 200, una persona seria, 280, ma si può lavorare, io sono molto così, molto molto curioso, ma perché era il riferimento tra le tutta avanti e le francese hanno una risposta e torno no e poi mi faccio di sera. Mi faccio perché comprare la classic di un'altra francese assurda, magnifique, che non dire, però non dire qual è. Basta. Vai, dillo, dai. Non lo dice. Però puoi dire quello che andrà, il perché. Dai, diamo questa anticipazione, il perché comprarla di questo sabato è un perché comprarla a buon mercato. A buon mercato, sì, a buon mercato, nel senso che per girarlo ho dovuto chiedere appunto elemosinare qualcosa, una colletta. Cioè, quanto costa la macchina e perché comprarla di questo sabato? Costa 195.000 euro. Ho cambiato a 100. IVA inclusa, scusatelo, ma è giovedì sera. Questo è il venerdì e il sabato. Esatto, è arrivato. Comunque, perché comprarla? Sabato? Perché comprarla della Panamera Sport Turismo Turbo. Scusate, no, dico 550 cucuzze lì e non le dici, voglio dire. Vabbè, ecco. Qui chiedevano se poteva essere. Gianluca, non so se la domanda era riferita al perché comprarla, no, tra l'altro la Kona l'abbiamo già lavorata, diciamo così. Ma come sei? E comunque no, questo era però ti do un suggerimento, Andrea, sui perché per Omni Moto e perché comprare la Classic sulle moto. Sarebbe. Grazie, ma non mi dire, sarebbe molto interessante, da quel dì che cerco di farli, ma non è così facile come pensate, capito? Anche perché se il giovedì sono qua a fare, no? Le dire, no, scherzo. Allora, li voglio fare, solo che manca il tempo, quindi adesso per Omni Moto ci sono priorità di prodotto sul nuovo e quindi quando tutto si sarà equilibrato un pochino di più insieme al grande Andrea Rapelli ci butteremo anche sui classici e non vediamo l'ora. Tra l'altro Andrea Rapelli è un utilizzatore quasi quotidiano di un Africa Twin. Allora io rispondo invece, perché per switchare da un argomento all'altro, switchare, scusate, per passare da un argomento all'altro, Riccardo chiede: ma perché se la Lancia Y è una delle auto più vendute d'Italia, Marchionne non investe questi benedetti soldi sulla Lancia?
qui il tema, allora, quindi è, si è, potrebbe è, aprire un no, però il discorso è, però in realtà è semplice, cioè per farvi, per vendere, per affermare un marchio ci vogliono un sacco di soldi, bisogna andare per priorità. Lancia praticamente è ridotta a un lumicino, vende solo in Italia, per sviluppare una gamma prodotti ci vogliono troppi soldi, e se devi già consolidare Jeep, consolidare e finire il rilancio di Alfa Romeo che non è finito, e finire il rilancio di Maserati, devi dare Fiat priorità. Poi quando vuoi Fiat, che comunque è già tenuto in secondo piano rispetto a questi tre marchi, viene facile la risposta, per cui Lancia non si può. Lancia probabilmente, secondo me, arriverà alla fine del ciclo vita la Y fra 1 o 2 anni, e dopodiché se non cambia qualcosa, se non cambia, se non avanza con il livello di assistenti alla guida eccetera, assolutamente, cioè assolutamente sì, un capo così ormai bisogna comunque investire soldi. Altre domande che tu vedi? Ci sono diverse adesso, va molto disparate. Marco, sì. Cosa chiede? Userete le auto in prova su neve e sterrato in Italia? Non capisco bene la tua domanda. Se useremo le auto in prova su neve e sterrato, facciamo a volte delle prove su neve e sterrato, ma non è che abbiamo delle prove specifiche. Forse lui si riferisce all'evento di Giuliano, che è una presentazione che è ambientata in Austria, se non erro, quella della Tesla. Sì, sulla Tesla, su un percorso preparato, una pistina di neve e ghiaccio. Questo è l'ambito. Tra l'altro vi dico che la prova di Giuliano della Tesla sarà interessante non tanto per il fatto che si va sulla neve, ma perché Giuliano andrà da Milano in Austria, non mi ricordo adesso la città qual è, ma farà 500 km, quindi racconterà nella videoprova quello che significa vivere un percorso lungo programmando le soste per le ricariche. Quindi da questo punto di vista è interessante seguirlo. Ma io direi che siamo andati fuori tempo, sì, e quindi direi che possiamo ringraziare, salutare, dare buone serate a tutti. Appuntamento. Buona insalata o buona serata? Buona serata, buona, buona serata. L'insalata. Beh, buona insalata. L'insalata, eventualmente. Ora di cena. Esatto, magari qualcosa di più sostanzioso sull'insalata l'auguriamo anche. Però in ogni caso, grazie come sempre per la pazienza, anche rispetto ad Andrea, che questa sera era particolarmente sgargiante, frizzantino, lambruschino. Sangiovese. Sangiovese, perdoniamo. E niente. Ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata e a presto. Ciao.